Buonasera a tutti quanti, un sabato sera un po' diverso come potete vedere in Piazza delle Erbe. La seconda edizione di questa festa che sta coinvolgendo tutti i locali della piazza, insomma, da qua fino al centro stesso di Piazza delle Erbe e a proseguire. Tantissima gente, tante iniziative, musica, una sfilata di moda che si è appena conclusa. Ma andiamo a parlare con i gestori dei bar di Piazza delle Erbe per capire se sono come i passanti e come i clienti entusiasti di questa iniziativa. Davanti al Bar Margi con Alfio Valenti, uno dei gestori, dunque secondo anno di questa iniziativa, anzi seconda edizione. Cosa ci puoi raccontare? Un'iniziativa bella che fa bene alla piazza? Fa molto bene alla piazza, c'è tanta gente di tutte le età, è un modo per stare insieme e dare il giusto valore a questa piazza. Che magari si fa anche capire che non è solo la piazza dove c'è casino, dove c'è la gentaglia, eccetera. Sfortunatamente si parla della piazza solo in quegli episodi. La piazza è vissuta a 360 gradi, di giorno, di pomeriggio, di sera. E noi bar anche viviamo insieme a tutta la gente della piazza, che possono essere giovani, un po' meno giovani, un po' come oggi. Beh, insomma, la gente c'è, mi sembrano tutti entusiasti, voi mi sembrate contenti, quindi... Sì, l'atmosfera è perfetta, il tempo ci ha graziati e bene così. E allora buon divertimento e buon lavoro. Grazie anche a voi. Della piazza, una bellissima iniziativa, vero? Bellissima, non sapevo neanche che ci fosse, ma va benissimo, l'amo. Reduce da un matrimonio oltretutto, lei mi sembra. Sì, abbastanza. Beh, allora buona serata e buon divertimento. Altrettanto. È una bella iniziativa, no, questa festa di questa sera? Sì, è una bellissima iniziativa, la fanno già da penso 4 anni, ogni anno si inventano qualcosa di nuovo, è molto piacevole. Sì, mi diverto sempre tanto. Anche un bel modo per far capire che non è la piazza di quelli che fanno casino, eccetera, eccetera. Ah, è molto conviviale, ho visto anche tante famiglie con bambini. È una bella iniziativa. Allora una buona serata e un buon divertimento. A lei. Ma non solo bolzanini qui in Piazza delle Erbe, perché ci sono anche stranieri. No, dai, tu sei di Milano? Sì, sono di Milano, molto straniero. E sono veramente basito da questa iniziativa incredibile, bellissima, stavo ascoltando un ragazzo locale e mi piace tantissimo. Questa festa andrebbe fatta e rifatta, questa iniziativa andrebbe perorata in maniera continua perché veramente è bellissima. Allora buon divertimento anche a lei. Grazie mille, la ringrazio, altrettanto. Anche qui a Downtown, voi gestori siete soddisfatti di questa festa? Vediamo come andrà la serata, comunque in linea di massima siamo soddisfatti e lo saremo, cioè l'anno scorso siamo stati molto soddisfatti della festa e speriamo sia una bella occasione per far vivere la piazza a tutti quanti come potrebbe e dovrebbe essere e speriamo che diventi un punto di aggregazione per tutti, magari non solo per una certa fascia d'età, ma un po' per tutti. Tante comunque le persone che sono intervenute, almeno fino ad ora. Sì, mi sposto un po' in dentro però, tagliateli questi pezzi. Sì, abbastanza, però adesso siamo ancora all'inizio, vediamo come andrà poi il resto della serata. Fra poco dovrebbe esserci ancora più pieno, diciamo. E allora per voi buon lavoro. Grazie mille, anche a voi. Una bella iniziativa questa festa, vero? Talmente bella che non riesce neanche a parlare. Incredibile. Mi emoziono. È bella, è la prima volta che vengo a Bolzano. Dai. Per favore, stai mica. Tobe. C'è anche un po' di gentaglia tra gli avventori di questa festa. Tobias Dell'Antonio, lei cosa ne pensa di questa iniziativa? Bellissimo, c'è un tempo fantastico, la sangria è buona, la valle è mezza nuda, quindi tutto bene. Una figata! Sì, bellissimo. Andrà anche migliorando, magari invece che mezza nuda diventa nuda completa la valle. Dipende, se beve abbastanza sì. Dai, allora facciamola bere così ci divertiamo tutti. Adesso bacio. E
come abbiamo detto prima, anche sfilate di moda, anche la moda fa parte di questa festa, seconda edizione, sono tutti entusiasti, anche voi immagino. Sì, tanti spettatori, un'idea bellissima, soprattutto anche per il centro di Bolzano, per Piazza Erbe, che non ha solo gli stand con frutta e verdura, ma ci sono anche negozianti che appunto vivono in questa parte della città. E adesso appunto abbiamo la sfilata di Moiré Fashion, che veste sia l'uomo che la donna, e in questo modo abbiamo la possibilità di esibirci quasi fra 1000 persone. E sono appunto tantissime le persone che sono intervenute oggi. Assolutamente sì, e ovviamente è anche, diciamo, il tempo che ci aiuta, perché era un po' nuvoloso. In questo modo ci sono tantissimi turisti che vengono in città, evitando magari di andare in montagna, però anche cittadini qui di Bolzano e anche di Bressanone e Brunico sono venuti appunto a vedere sia la festa che ovviamente anche la sfilata. Alle ore 20 inizia il secondo round della sfilata di moda di questa sera, la festa proseguirà fino a mezzanotte, le persone come vedete sono sempre tantissime, tutti si divertono, insomma una bellissima iniziativa che ha riunito tutta Bolzano qui in centro.